E con che maglia, no? Ve lo sto dicendo. Allora, ragazzi, finalmente, dopo tanto tanto tempo, scusate se ci ho messo così tanto. Innanzitutto voglio chiedervi scusa. Se in questo periodo non ci sono stati video, adesso vi spiegherò bene il motivo perché non ci sono stati video. Questo è un video, scusate la ripetizione, molto molto importante. Quindi vi chiedo di ascoltarmi e guardare il video fino alla fine perché è davvero importante per me. Detto questo, cercherò di essere il più stretto possibile e dritto al punto. Voglio dirvi quali saranno le novità che ci saranno sul canale, ma voglio anche dirvi il perché sono arrivato a prendere queste determinate scelte. E sarà un video, secondo me, un pochettino lungo, però proverò a stringere il più possibile. Detto questo, direi che possiamo cominciare. Signore e signori, benvenuti in un nuovo video, sono Emilio e oggi finalmente siamo qua a parlare di quelle che saranno le novità su questo canale. Questo video doveva uscire molto molto tempo fa, scusate se guardo in giro, ma non sono più abituato a guardarvi dritto in webcam. Come dicevo, questo video doveva uscire molto molto tempo fa, purtroppo ci sono stati un po' di casini, eccetera, eccetera, però finalmente ci siamo arrivati. C'è stato molto lavoro dietro e sono contento di quello che verrà fuori. Allora, ragazzi, prima di dirvi quali saranno le novità sul canale, dobbiamo fare un attimo un passo indietro e voglio spiegarvi un attimo i motivi perché ho preso queste determinate scelte. Voi dovete sapere che su questo canale, format principale, quello che è sempre stato così, sono sempre stati i gameplay. Fin da quando questo canale si chiamava il Pollice Nerd fino ad arrivare adesso, si chiama il Miglio Gamer, eccetera, eccetera, il format principale sono sempre stati i gameplay, videogiocare. Ovviamente non potevo portare solo e soltanto video gameplay perché alla lunga, semmai, poteva stancare questa cosa. Quindi ho deciso di metterci in mezzo dei video che non c'entrano niente con questo format, per staccare dalla solita routine. I video in particolare sono stati i vlog vacanza. Mi diverte, mi piace tanto fare i vlog vacanza. I video reaction, i video unboxing, comunque sono sempre stati dei video che su questo canale sono andati, sono belli, mi divertivo a farli. E poi ovviamente i video tech. Allora ragazzi, dovete sapere questo. Ovviamente da 2 anni e più a questa parte, da quando ho aperto il canale YouTube, sono cambiate tante cose. Sono cambiato io, è cambiato comunque YouTube, bene e male, però io ho sempre portato più o meno lo stesso format, ovvero sempre comunque i gameplay. All'inizio facevo ovviamente gameplay fatti, montati, li portavo sul canale, poi con l'aggiunta delle live porto i gameplay sotto forma di live. Comunque, diciamo, raga, è sempre stato quello il format. E devo essere sincero con voi, i video gameplay su questo canale non sono mai andati come avrei sperato. Per l'amor di Dio, mi va bene così, comunque io questo, tutto questo lo faccio per divertimento. Però sì, ovviamente speravo in qualcosina in più, anche forse colpa mia per il poco impegno semmai che ci ho messo. Non sto dicendo questo. Per quanto riguarda i vlog vacanza, quel genere di video lì sono sempre andati veramente bene sul canale. Fin dall'inizio, da quando l'ho fatto, sono sempre andati veramente bene. Ultimamente, purtroppo, un pochettino sono scesi. Ragazzi, dovete capire che io per fare i vlog ci metto veramente un sacco di tempo perché quando vado in vacanza ovviamente devo filmare. Quando arrivo a casa devo raggruppare tutti i video, quei piccoli spezzoni di video che ho fatto, montarli, cercare di dare un senso a tutto. E vi giuro che è una cosa molto complicata, richiede molto molto tempo. Per poi la gente li guarda sì, ma non se li caga poi più di tanto, ovviamente non è una bella soddisfazione. Stessa cosa, raga, per i video dei momenti salienti, tipo i momenti salienti che ho fatto di Outlast. Raga, io vi giuro, ci ho messo più di una settimana a fare quel video e non ha fatto praticamente un cazzo di visualizzazioni. Per il tempo che ci ho messo per farlo, non ha fatto quelle visualizzazioni. Ho fatto la stessa cosa con i vlog, i momenti salienti nei vlog, uguale, quindi non l'ho più portato perché davvero ci perdo troppo tempo. Cioè, il gioco non vale la candela, in fin dei conti. Per quanto riguarda invece il video unboxing, comunque ne ho fatti pochi, quindi non posso dire più di tanto. Anche per i video reaction non ne ho fatti tantissimi, quindi non saprei. Però, se c'è una cosa sicura e che ho la certezza,
che i video tech su questo canale sono sempre andati una bomba, raga, ma veramente tanto. Allora, se voi andate a vedere ogni video sul mio canale, scorrete con la rotella, noterete che qualsiasi video tech che io abbia fatto ha sempre fatto un sacco di visualizzazioni, ma tanti. Video, addirittura quello delle cuffie, il famoso video delle cuffie che mi ha raggiunto 55.000 visualizzazioni, altri da 10.000, altri da 1.000. L'ultimo, quello degli unboxing, per farvi l'idea, l'unboxing dei case, 200 passa visualizzazioni, comunque sono sempre andati bene su questo canale e io non posso passarci in cima. Questo è un format che porto per arrotondare, il vero format sarebbero i gameplay, ok? E questo va che va. Ovviamente da 2 anni a questa parte, per quello che penso io, i gameplay fatti e finiti come li facevo una volta non vanno più. Almeno sul mio canale fanno una fatica mostruosa ad andare. È per questo motivo che anche evito di farlo, piuttosto un gioco ve lo porto in live che va molto molto di più. O sei un canale grosso, quindi che fa gameplay, un canale grosso che fa gameplay e quindi vanno, o fai gameplay di Fortnite, oppure ci siamo già capiti. Quindi, in tutto questo ci ho pensato e ho preso una decisione. Ragazzi miei, darò più spazio e più importanza ai videotech. Fermi, non è che non farò più video gameplay, attenzione. I video fatti e finiti li concentrerò per lo più sui videotech, quindi video un po' più articolati, comunque quei video che mi metto lì, li faccio, li monto, ve li carico sul canale, darò molto più spazio al videotech. Invece per quanto riguarda i gameplay, darò molto molto più spazio nelle live, perché i gameplay, raga, attualmente vanno molto di più in live. E io preferisco portarveli in live perché interagisco con voi e secondo me ha più senso che star lì, registrare, montare il video, perdere un sacco di tempo per una manciata di visual. Va bene, lo potrei fare perché io lo faccio per divertimento, però ovviamente, nel senso, mi deve anche tornare qualcosa. E per tornare qualcosa non intendo soldi, ma soddisfazione. Oltre ai videotech, ovviamente rimarranno sempre i soliti video, ovvero i vlog vacanza, anche se vanno poco, anche se ci metto una vacata per farli e voi non ve li inculate, non me ne frega, mi diverto a farlo e ve li porto. Voi non è che non vanno, fanno schifo proprio zero, assolutamente, vanno molto meglio dei video gameplay, assolutamente. Quindi continuerò a farli, continuerò a fare i video reaction. Poi, perché no, se capita, ragazzi, cioè, porto anche dei video gameplay, non è che adesso non li farò mai più, video gameplay fatti e montati, esce un gioco bello, figo, faccio un gameplay, ve lo porto, assolutamente, quindi non è che non ci saranno mai più. Ho detto solo che darò un pochettino più spazio ai videotech. Detto questo, cercando di stringere, scusate se sono così lungo. Detto questo, prossimamente cambierà la grafica del canale. Voglio ringraziare Elisa che ha creato, disegnato il mio logo, che è venuta una roba stupenda. Quindi la ringrazio tantissimo del lavoro che ha fatto, ci ha messo del tempo, ha dedicato molto tempo ed è stata bravissima. Sono molto orgoglioso di quello che ho riuscito a fare. Voglio ringraziare anche Claudia, perché Claudia ha disegnato il banner. Il logo che ha fatto Elisa è stato inserito nel banner, ha fatto uno sfondo e vi è venuta una roba bellissima, raga. Sono molto contento, quindi cambieranno queste cose nei prossimi giorni. Un'altra cosa, ragazzi, lo so, sono poco attivo sui social, me ne rendo conto, quindi sarò più attivo su Facebook, sarò più attivo su Instagram. In più, il buon regia ha lavorato tantissimo per fare il canale Discord. Abbiamo creato un canale Discord bellissimo dove potrete scriverci, chiedersi tutte le robe che volete, robe tech sui videogiochi. Noi saremo lì pronti a rispondervi. E in più abbiamo creato anche delle chat apposta, chat vocali, per quando facciamo le dirette, così la gente entra lì. E abbiamo anche un canale, diciamo, se non mi chiede l'amicizia poi mi chiama mentre sto giocando, mi frando me i coglioni, stronzata a parte. Abbiamo creato anche il canale Discord e ovviamente vi lascerò il link in descrizione. Che altro dire? Prossimamente voglio provare una cosa, farò un video dedicato per questo, quindi ne parlerò poi più avanti. Voglio provare a fare qualche diretta su Twitch, raga, voglio provarci. Voglio, ovviamente lo sponsorizzerò un pochettino. Twitch per me è una piattaforma bellissima per fare le dirette. Il problema è che non ho così tanti seguiti da dire posso cambiare,
così men che non si dica, quindi cercherò di fare le cose fatte bene, però proverò anche qualche video su Twitch. Quindi se avete Twitch seguitemi subito, mi chiamo il_miglio. Ovviamente ho già creato un paio di video tech che andrò a caricare poi in futuro, per questo che comunque non ho caricato altri video, e vi chiedo immensamente scusa se sono stato così poco attivo, però cercate di capire, abbiamo fatto un lavoro stupendo e non vedo l'ora di cominciare. Ovviamente le dirette rimangono sempre uguali, mercoledì sul canale del Team Amedia per commentare le partite di campionato e alla domenica le live. Ovviamente per ora su YouTube, poi vedremo un attimo anche su Twitch, ve lo dirò, comunque rimanete in contatto anche tramite i social. Per ultimo, e non per importanza, raga, cambierà anche qualcosa su OBS. Non vi dico nient'altro. Quindi, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un commento, un mi piace, iscrivetevi anche alla pagina Facebook, Instagram, tutti i vari link qui sotto in descrizione. Iscrivetevi anche a Twitch. Ragazzi, ve lo ricordo, il_miglio, e noi signori, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ridiamo, scherziamo, c'è pure il nome qua, si fa, eh?